Ci sono obiettivi che ve l'ho già detto, guai a chi me li tocca. Questo è il 7200 F4, il primo, non è stabilizzato. Perché guai a chi me li tocca? Perché questo qua è un obiettivo che chi l'ha provato, chi lo compra, non se ne stacca più. Ovviamente mi direte, ma c'è il 2.8, il 70-200 2.8 che è molto più bello, ma certo, ne parleremo. Ma esiste la versione stabilizzata che, ma certamente, e allora perché questo? Prima di tutto, leggerissimo, certo, compatto, leggero, non c'è niente, c'è soltanto l'autofocus. Un F4 costante, quindi abbiamo un obiettivo a lunghezza focale variabile, però con la luminosità costante. F4 per il paesaggio, ma anche certe volte per fare qualche reportage, va benissimo, persino anche ai concerti, quelli dove riusciamo a lavorare però in piena luce, non tanto nei concerti, quelli dove c'è poca luce, oppure eventi sportivi, palestra, ginnastica, no, qui è un po' fuori dai giochi, diciamoci la verità. Ma nel paesaggio, dove si lavora fra il 5.6 e l'F8, 11 se vogliamo proprio stringere, questo va benissimo, non pesa niente. Quando variamo la lunghezza focale, l'obiettivo non si allunga, non si accorcia. Però non fatevi ingannare, ecco, qua già parliamo di un rovescio della medaglia, è così leggero, è così anche compatto nella sua struttura, perché non dimentichiamoci che è una serie L, quindi ha una qualità costruttiva di primo ordine, a volte inganna. Più di una volta mi ha fregato, perché non sembra così pesante e allora si tende a scattare anche a tempi di un sessantesimo, un quarantesimo di secondo e lì il mosso c'è. Quando siamo a 200 mm il mosso c'è, perché è un teleobiettivo, non dimentichiamocelo. Straordinario. E allora, innanzitutto guardatevi il video con il commento delle immagini che capite subito di che pasta sia l'obiettivo. È molto nitido. E rispetto al 70-200 2.8 quasi oserei dire che la sensazione, attenzione, la sensazione di nitidezza è quasi maggiore con questa, perché poi fondamentalmente si finisce con lo scattare 5.6 e quell'altro, il 2.8, resta comunque tendenzialmente un po' più morbido perché è votato ad un altro tipo, a un'altra impostazione, votato a un altro tipo di fotografia. Per portarselo dietro, per scattare a mano libera, assolutamente questo. Perché non prendo la versione stabilizzata, guadagno qualcosina, la versione stabilizzata ce l'ho sull'altro obiettivo che a mano libera è diverso, e poi sul 70-200, quella serie nuova che è uscita appena adesso, vero? Ah, caspita, lì abbiamo cambiato un po' di cose, ve lo mostrerò nei prossimi video, datemi il tempo di esplorarlo un pochettino e metterlo a confronto con questo. Ancora due parole su che cosa? È un obiettivo che è in listino dal 1999. Vi ricordate? Sono quegli obiettivi come il 70-200, scusate, l'80-200 Nikon, il Bighiera, sono fermi là nel listino 20 anni, nel 2019 saranno 20 anni e ci sarà un motivo se Canon li ha lasciati lì. Che cosa devo perfezionare di questo obiettivo? Proprio niente, assolutamente niente, va bene così. Vi ripeto, solidità della serie L, assolutamente, lenti di qualità bellissime, c'è la leggerezza, l'altro, vi dicevo, stabilizzato, pesa un po' di più, l'autofocus non è così veloce come su questo, parliamo di inezie, è vero che non ci fate la caccia fotografica, è anche vero però che quando serve l'autofocus che vada a bersaglio subito ce l'abbiamo. Distanza minima di messa a fuoco 1,2 metri, eccolo qua. Ecco, in questo senso, se per esempio lo paragoniamo agli ultimi, a quelli più recenti, come la seconda serie che è uscita da poco, oppure il 70-200 VR F4 della Nikon, ci accorgiamo che il rapporto di riproduzione, che qui è 0,21, mi sembra di ricordare, e invece è cresciuto un pochettino negli obiettivi più recenti, gli dà un po' più di credito perché riusciamo ad avvicinare di più l'oggetto e quasi lo usiamo in maniera polivalente, non ci facciamo la macro fotografia, però riusciamo ad avvicinare l'oggetto e grazie al fatto che il diaframma è un F4 riusciamo anche a produrre uno sfocato di buona qualità. Insomma, non guadagna qualcosina in più. E poi non dimentichiamoci, abbiamo sulla serie nuova uno schema ottico che è senz'altro, diciamo, più aggiornato rispetto a questo e che come sempre ci
smangiucchia qualcosa, perché questi obiettivi che erano nati al tempo anche della fotografia analogica, che era ancora, diciamo, in auge e che io ho utilizzato sulla pellicola, non deludono affatto. Quelli nuovi sono molto più votati alla nitidezza generale, per esempio guadagnano un pochettino di più ai bordi. A F4 la vignettatura, diciamo che si vede un po', però sapete che oggi come oggi la correggiamo con niente, basta pochissimo. E quindi insomma non lo vedo come un problema. L'apprezzabilità di questo obiettivo è il fatto che sia leggero, trasportabile, ma con una qualità ottica di primo ordine. Questo è garantito, veramente è un obiettivo formidabile. Il paraluce è un paraluce che, dai, riusciamo, però anche qui vedete, va a corsa, poi con gli anni magari va un pochettino, insomma, il paraluce, ripeto, Canon dovrebbe sforzarsi un po' di più per fare degli obiettivi migliori. Funziona molto bene con il sensore APS-C, diventa un 105-280, insomma si avvicina quasi a un 300 F4. E allora chi come me, per esempio, esce con due fotocamere con sensori diversi, può scegliere questa opzione al posto del teleconverter, per esempio l'1,4 che io utilizzo molto, e diventa quasi invisibile, dico, su un obiettivo come questo, lo vediamo appena ai bordi. E quando parlo di bordi non parlo della periferia del fotogramma, parlo proprio degli angoli. L'autofocus diventa un po' meno capace, si fa qualche corsetta in più quando andiamo a montare il converter, però è un obiettivo che resta utilizzabile benissimo e con grande soddisfazione alla fin fine diventa un F5-6. Io tendo a utilizzarlo soprattutto nelle focali estreme perché piuttosto che portare dietro anche un obiettivo più importante, ripeto, lo monto su un APS-C e mi diventa un 280 con un ulteriore converter o quasi un 400 mm che basta e avanza quando andiamo a fare il paesaggio, insomma, se devo ritrarre qualcosa che è lontano. Non è in dotazione con questo obiettivo l'anello che si può comprare in aftermarket. Io che insomma di queste cose ci vivo e cerco anche di avere sempre, come si dice, un occhio alla spesa, l'ho comprato di concorrenza, pagato 18 dollari perché quello è il prezzo più o meno. Funziona benissimo, è in solido metallo dello stesso colore del mio obiettivo. Lo montiamo né più né meno come si monta l'originale Canon, si serra con questa vite, poi eccolo qua. E avete anche la possibilità dunque di utilizzarlo su un cavalletto, chi appunto come me ogni tanto ne fa un utilizzo, e lo apprezzerete ancora di più perché, vi ripeto, a volte inganna questo peso così leggero. Ci porta e ci induce a fare uno scatto senza guardare magari il tempo. Per chi come me spesso lavora in priorità di diaframma per avere un certo tipo di reportage, non tengo in considerazione il tempo. Quando poi invece voglio fare lo scatto accurato, mi rendo conto che ero un po' troppo sotto. Ci sono solo due switch per concludere un po' la disamina di questo obiettivo: autofocus, manual focus e la distanza minima di messa a fuoco. Diciamo che se la portiamo soltanto dai 3 metri, mi pare che sia, sì, dai 3 metri ad infinito guadagniamo qualcosa, soprattutto quando non c'è molta luminosità, guadagniamo un po' di velocità. Però non crediate che cambi da così a così come nei super teleobiettivi. Guadagniamo qualcosa, ma ecco, insomma, vale la pena utilizzarlo quando soprattutto la luce non è moltissima, quando gli montiamo un converter che allora lo aiutiamo. Per me è uno degli obiettivi più belli e guai a chi me lo tocca. Sto utilizzando e prendendo un po' la conoscenza con quello nuovo, che però è più grosso, filtri da 72, un pochettino più pesante. Ne parliamo insieme e magari li confrontiamo insieme. In un prossimo video faremo invece un confronto tra questo di vecchia generazione, chiamiamolo così, e invece il compagno Nikon VRF4, uno degli ultimi, e una lama, veramente una lama. Vi ringrazio per aver visto anche questo video, vi aspetto ai prossimi. Ciao a tutti!